Eccoci nella mia cucina, per pranzo vi faccio scoprire una ricetta davvero davvero buona, ragazze, fatta con il seitan. È una pasta ma è molto molto proteica, un piatto unico come dico io. Il seitan è un alimento molto molto proteico, come sapete contiene tante proteine di origine vegetale, quindi è perfetto per i vegani o comunque da alternare in un'alimentazione sana, appunto da alternare alle proteine animali o comunque per tutti, per avere un'alimentazione sana. L'ho ridotto così a pezzettoni e lo vado a mettere in una padella. Evito di fare il soffritto per fare un po' più sano. Ovviamente voi se volete potete far soffriggere olio, aglio e peperoncino. Aggiungo la pummarola bio, perché questa qua è bio ma è anche fatta in casa, è quella che fa mamma Rosy. Con i pomodori del nostro orticello le prepara questo magnifico pomodoro appunto in barattolo. Accendo quindi sotto al fuoco e faccio cuocere. Per insaporire questo piatto, di mia impensione, ci tengo a sottolineare, completamente di mia intenzione, che mi ricorda un po' il soffritto napoletano. Non so se vi ricordate che una cosa non sana, ovviamente, che io a volte ho mangiato da bambina, in una versione vegan, diciamo così, sana. Quindi ci vado a mettere il peperoncino. Ovviamente tutte queste spezie sono facoltative e dipende un po' dai vostri gusti. A me piacciono tanto e appunto mi ricordano proprio quel piatto lì. A loro è veramente fondamentale, dà un gusto particolarissimo a questo sugo, quindi ve lo consiglio. Un pizzico di cannella, so che vi può sembrare strano, ma la cannella, anche se è dolce, dà un sapore molto particolare a questo sugo, veramente ne basta un pizzichino però, non esagerate. Sale. Butto la pasta, io ho scelto spaghetti integrali. Ho scolato la pasta al dente, adesso la vado a mettere qua dentro e la faccio girare un po' nel sugo, così si insaporisce meglio. Un po' di basilico e olio extravergine d'oliva bio a crudo. E voilà, e tutto questo bel piattone di chi è? È mio, ovviamente. Ecco qua, pronto il mio pranzetto con il mio piattone di spaghetti al seitan, super proteico, questo è come se fosse un po' primo e secondo. E poi accompagnare, mancano solo le verdurine, quindi ci ho accompagnato questa insalatina con finocchi e rucola che andrò a condire con olio, sale e limone. E buon appetito a me e anche a voi. Ah, se volete, parmigiano e pecorino grattugiato sopra. Ovviamente chi è vegano non lo metterà, ma ci sta tanto bene. Yummy yummy. Buon appetito. Pollice in su se vi è piaciuto questo video. Buonissimo.